Queste settimane ho presentato un'ulteriore interrogazione in Consiglio regionale dove chiedo all'attuale giunta regionale che intenzioni abbia rispetto al progetto della ciclo pedonale lungo l'ex ferrovia Fanurbino. Ricordo che noi avevamo finanziato l'intervento con 4 milioni e mezzo di euro, avevamo già individuato il progettista che aveva presentato il progetto, lo studio di fattibilità ed era già stata convocata la conferenza dei servizi. All'interno della conferenza dei servizi ci sono stati pareri positivi degli enti, soprattutto importante il parere positivo di RFI che ha dichiarato compatibile il percorso ciclo pedonale affiancato a 1,5 metri degli attuali binari con la possibilità di ripristinare un treno, una ferrovia di tipo turistico. Il Ministero aveva invece dato due pareri, ma di tipo burocratico, completamente superabili, tecnici, negativi. Aveva chiesto ad Autostrade di modificare un decreto nel quale aveva erroneamente espropriato una particella di RFI assegnandolo al comune di Fano. Autostrade proprio in questi giorni ha fatto un decreto di rettifica dove riassegna la particella, che è poi di 280 metri quadri, dal comune di Fano ad RFI. Quindi il primo parere, problema tecnico, è superato proprio in questi giorni. L'altra osservazione del Ministero era legata al fatto che per poter realizzare questo percorso ciclo pedonale, nel tratto in cui passa sotto all'attuale autostrada, quindi in un sottopasso autostradale, era necessario richiedere una concessione. Quindi, nel momento in cui si richiede una concessione, anche questo parere diventa positivo. Quindi, oggi non ci sono problemi di natura tecnica che richiedono una modifica del progetto. L'attuale giunta regionale ha invece deciso di modificare il progetto, dando, come dire, una responsabilità di tipo tecnico, in realtà il problema tecnico è già superato, prevedendo il progetto non più a 1,5 metri, ma a 5 metri dall'attuale binario. Questo potrebbe sembrare una cosa di poco conto, in realtà non è di poco conto, perché passare a 5 metri dall'attuale binario significa dover fare gli espropri lungo tutto l'intero tracciato, provocando da una parte un aumento dei tempi, non solo per gli espropri, ma anche perché il progetto occorre rifarlo completamente, ma anche un aumento e soprattutto un aumento dei costi. Io ritengo che il progetto che avevamo individuato è il progetto migliore perché tiene insieme un percorso ciclo pedonale con la possibilità di ripristinare la ferrovia turistica oppure di realizzare una metropolitana in superficie, con la possibilità di utilizzare i 4 milioni e mezzo di euro che abbiamo stanziati in tempi rapidi. Se noi andiamo avanti col progetto che avevamo pensato, che è già arrivato uno studio di fattibilità, vorrebbe dire entro qualche mese definire il progetto esecutivo e al massimo entro i primi mesi del 2022 partire con i lavori. Io ritengo che questa sia un'infrastruttura strategica per il rilancio del territorio provinciale ma anche regionale, ma soprattutto una grande opportunità per tutti i cittadini che vivono lungo la vallata.